vista la preoccupazione che montava nei giorni scorsi è un po' scemata viste le condizioni soprattutto di questa mattina. Adesso il cielo è un po' più coperto ma siamo anche già di pomeriggio, comunque direi che gara che da un punto di vista dei materiali non presenta particolari insidie. No, essendo anche una gara in pattinaggio dove i problemi sono minori rispetto alla gara in classico, mi spaventava un po' il fatto che si corre ad un'ora anomala per le gare di fondo nella zona alpina. Cioè, finché si corre in Scandinavia, dove le escursioni termiche fra notte e giorno sono limitatissime, il problema non sussiste, ma da noi, dove la notte può fare benissimo meno 15 e di giorno più 10, i problemi potrebbero aumentare e le variazioni di temperatura da un 10 minuti all'altro potrebbero complicare i problemi soprattutto nelle gare in classico. Questa non mi sembra l'occasione della gara odierna, sia le ragazze che i ragazzi corrono su una pista perfettamente battuta, la neve ormai si è consolidata pur essendo tantissima e fresca e non credo che i materiali faranno l'enorme differenza come potrebbero farlo invece nelle gare in classico il pomeriggio se dovesse nevicare. Quindi da questo punto di vista quello che ci dice è positivo, in quanto dovrebbero vincere i migliori, dovremmo vedere i veri valori, come è successo in campo femminile per questa specialità. Sì, probabilmente qui usciranno i veri valori, i valori espressi dai ragazzi e non tanto dai materiali, i quali avranno una piccola incidenza, però relativa, nell'ordine di pochi secondi. Quindi. Senti Marco, il problema è che noi non sappiamo in questo momento quali possono essere i veri valori in questa tecnica e su questa distanza al momento, perché in effetti abbiamo troppi riferimenti in contraddizioni tra loro. Non ci sarà Hoffman, che forse era quello che aveva la linea migliore. A questo punto quello che ha una linea di continuità migliore forse è proprio Giorgio Di Centa. Sì, noi ci speriamo tutti. I possibili protagonisti, gli uomini che lottano per una medaglia, sono almeno una decina. In una stagione dove hanno vinto numerosissimi atleti e non c'è un assoluto dominatore, anzi. C'è questo Teichmann che va fortissimo in tutte le specialità, in entrambe le discipline, in entrambe le tecniche, che però è reduce da un'influenza e denota sempre un calo di forma nella seconda parte di stagione. Quindi la guerra è aperta, la battaglia la può vincere almeno uno dei 10 protagonisti e in questi io vedo probabilmente tutti gli italiani. Da Giorgio Di Centa che sta andando fortissimo da inizio stagione, ma anche a un Pietro perché ha dei numeri che lo hanno portato a vincere gare di altissimo livello già parecchi anni fa, a un Fulvio che l'ho sentito davvero incaricatissimo come lo è sempre in queste occasioni e a un Zorzi che ha delle qualità che lo possono portare a salire sul podio nel caso trovasse la giornata giusta. Allora Marco, io su queste due parole ne approfitto anche per dare un po' di riferimenti a chi è a casa, perché dobbiamo dire che innanzitutto sono 121 gli atleti iscritti. Però in realtà hanno poi cambiato, questa era la lista originale, è stata modificata, questo ha fatto sì che poi il numero degli atleti diventasse 123, perché hanno aggiunto due atleti marocchini all'ultimo momento che sono Brahim Ait Boubella e Lushin Ibaline, che partono nel primo gruppo e tra poco dovremo anche vederli. Qui abbiamo un arcobaleno di bandiere e una gara diversa da quella che andremo poi nel dettaglio a seguire più avanti con la partenza del gruppo rosso, ma sono personaggi tutti curiosi e interessanti. Abbiamo visto prima l'argentino Martin Bianchi e adesso vediamo il brasiliano per esempio al via, che è Helio Freitas, cognome famoso in Brasile più per il pugilato Acerino Freitas, uno dei più grandi pugili del momento. Però volevo ribadire anche quelli che sono i numeri degli atleti azzurri e quando parte il gruppo rosso. Parte con Ander Södergren con il 105 e abbiamo Christian Zorzi con il 95, Pietro Piller-Kotter con il 108, Giorgio Di Centa con il 111 e Bubo Valbusa con il 120. Per quanto riguarda la gara femminile, giusto per tornarci Marco, come abbiamo raccontato anche durante la diretta, i valori sono stati rispettati, non credo ci siano state delle posizioni particolarmente sorprendenti. La tua analisi, quello che ti ha colpito della gara femminile o una prestazione in particolare? Sì, per fortuna non si è visto niente di anomalo che lasciasse spazio a dubbi come probabilmente invece è successo nella gara di Reitenwinkel.
ha vinto quelle che in passato hanno già dimostrato di andare fortissimo, come Neumanova e Cepalova. Terza Bjørgen, quarta di Smigon, quindi credo che i valori siano stati rispettati. Le nostre ragazze si sono difese sui valori che hanno dimostrato durante tutta la stagione, con Balbusa all'ottavo posto, però non così distante come lo era invece da Raitin Dinkel dalle primissime. Discorso simile per Gabriella Paruzzi e anche per Arianna e Antonella Confortola. Quindi sono stato contento di vedere appunto che i materiali non hanno influito sulla prestazione e nemmeno sono uscite cose tanto strane da lasciare spazio a deduzioni logiche. Marco, ne approfitto della tua presenza per, in questa prima parte, insomma è inutile che stiamo a ribadire i tempi di chi passa adesso al chilometro e 8. C'è arrivata un'email molto interessante, devo dire, io pensavo di avere di fianco a me il più, quello che andasse a ricercare le cose più stravaganti in ogni angolo degli sport, ma c'è chi, devo dire, fa concorrenza a Massimiliano e la cosa incredibile è che viene da Canosa di Puglia e questo è Vincenzo Gallo che dice: mi sono sempre chiesto come mai gli atlete migliori hanno ovviamente anche una superiorità fisica e da cosa fosse dovuta. Allora ho fatto una piccola ricerca, dice il nostro Vincenzo, sulle loro date di nascita dopo aver letto su riviste scientifiche molto importanti che i nati nel periodo invernale hanno una resistenza fisica maggiore perché durante la loro gestazione hanno goduto dei benefici alimentari e ambientali del periodo estivo, caratterizzato da temperature miti e da alimenti ricchi di vitamine. Ed ecco che ho notato che tutte le migliori sono nate in pieno inverno o nel tardo autunno. Perché? Allora, Baranova nata il 25 febbraio del 75, Valbusa il 21 gennaio del 72, Marit Bjørgen il 21 marzo dell'80, Shevchenko il 2 ottobre del 75, Kovalczyk il 23 gennaio dell'83, Sakenbacher il 27 novembre dell'80, Cepalova 23 dicembre del 76, Smigun 23 febbraio del 76, Moerer Stemlan l'8 gennaio dell'81 e la Neumannova, che ha fatto da poco gli anni e ne ha fatti 32, il 15 febbraio del 73. È un'analisi assolutamente incredibile e molto interessante che merita un approfondimento dopo una pausa che ci chiede la regia. Torniamo a parlarne poi con Massimiliano e con Marco Selle. A tra poco. Catalonia is good for your imagination. Obesdorf, e allora torniamo su questa email di Vincenzo Gallo da Canosa di Puglia che ha tirato fuori i nomi praticamente del podio di sicuro, perché c'è Palova, Neumannova e Bjørgen, ma anche di Valbusa la migliore delle italiane, Kovalczyk che sorpresa fino a un certo punto, Smigun è arrivata a quarta, tutte le altre insomma che abbiamo citato sono state in gara oggi, la Sakenbacher anche, la Baranova, e poi abbiamo scoperto che anche sia Marco che Massimiliano che io insomma siamo tutti nati in inverno, che non abbia un senso anche per questo, non lo so, no, scherziamo, però ecco una tua considerazione, Marco, su questa email che dice insomma chi nasce d'inverno ha qualcosa in più. Ma è assolutamente la prima volta che sento un'analisi del genere e non mi ero mai posto il problema. Io ho fatto analisi per quanto riguarda invece l'età più adatta per ottenere i risultati, che era un'età piuttosto avanzata, mi sembra che fosse intorno ai 30 anni, questo riferimento a 5-6 anni fa, questi miei dati. Però un'analisi riferita al mese o alla stagione di nascita non l'avevo mai fatta, è una cosa sicuramente interessante, non so se può avere dei valori scientifici o medici, ma è una cosa sicuramente una statistica interessante. Sì, senza dubbio, infatti anch'io quando ho avuto modo di leggere l'email, tra l'altro di un nostro telespettatore molto affezionato, sono rimasto colpito perché erano tutti dati che alla fine avevano un significato, si tratta di tutti atlete nel caso stanno più o meno dominando la Coppa del Mondo, per cui insomma evidentemente anche considerando che c'è dietro uno studio scientifico e tutto questo, si tratta di qualcosa che può avere un'incidenza. Sì, adesso sta a noi vedere un po' di trovare i favoriti di oggi anche in base a questi nuovi dati che abbiamo e poi vediamo se verifica adesso se è più o meno attendibile. No, infatti io stavo proprio pensando che Björdalen è nato a fine gennaio, per dirne una, perché ha compiuto gli anni da poco e quindi... Lars Berger?
Pietro Piller, intanto, per dirla sui nostri, è nato il 20 dicembre. Christian Hoffmann, 22 dicembre, ma non ci sarà. Silvio Fauna è nato in dicembre. Che è l'atleta che ha vinto di più per quanto concerne l'Italia. Fredrickson Mattias è di febbraio. Fulvio Valbusa del 15 gennaio. Dementieve del 17 gennaio. Insomma, tutto sommato. Vittorio in controtendenza del 17 luglio. E anche Berger è nato in quel periodo dell'anno, perché Lars, se non sbaglio, di maggio, esatto, primo maggio 79. Ma da loro l'inverno dura molto di più, quindi magari... Senti, Marco, ti volevo chiedere un parere su Lars Berger, che tu hai visto anche nel passato, sei stato uno dei primi a segnalare il grande talento di questo ragazzo che tu avevi incrociato, se non sbaglio, a una gara FIS, forse, o una gara giovanile, juniores. Sì, beh, è un ragazzo secondo me da un talento straordinario, lo vedo sciare in maniera elegantissima. Meglio di Freitas. Sì, leggermente meglio di lui, ma poverino, lui non sarà nato in gennaio o in inverno. No, diceva una tecnica fluida e molto, molto efficace, fin troppo, diciamo, ampia forse, perché a volte sembra non faccia fatica o comunque non vada avanti. In questo senso assomiglia un po' ad Alsgaard, anche perché forse sono due ragazzi molto alti e quindi non danno l'impressione, pur andando fortissimo sugli sci. Io ho avuto modo di vederlo la prima volta quando siamo saliti in Norvegia, a Beitostølen, per fare un campo d'allenamento. Eravamo lì, abbiamo partecipato al Beito Sprinter, si chiamano le prime gare che fanno lì in Norvegia, e uno dei miei ragazzi aveva il numero 1 e col numero 2 partiva questo Lars Berger, che non aveva punteggi fissi. E i tecnici mi dicevano che faceva biathlon e quindi lo facevano partire. Altro, ragazzi, però vorrei anche un tuo commento sulla tecnica un po' così improvvisata da parte di questi atleti. È un marocchino, uno dei due marocchini a cui facevamo riferimento, Marco. Sì, è bellissimo che partecipano a queste competizioni atleti di tutto il mondo, sarebbe bello vederli tutto l'anno. Invece purtroppo nelle Coppe del Mondo ormai si presentano soltanto pochissime in azione con gli atleti che stanno andando fortissimo, e o sei in formissima o sei un campione o rischi di chiudere classifica. No, ti ho detto vai che è aperto, vai. No, questa ci mancava, Come Body Miller, ha aperto prima il cancelletto e poi ha aspettato. Poverini, questi non si vede che non sono abituati a fare competizioni di alto livello. Vabbè, ovvio, no, noi sottolineiamo queste fasi divertenti, simpatiche e piacevoli, perché il mondiale è una cosa diversa da una gara normale di Coppa del Mondo. Ecco, a differenza dello sci alpino, se mi è permesso fare questo parallelismo con il fondo, qui, come dire, non è un problema il fatto che ci sono tante nazioni che corrono, anche atleti di paesi che non hanno ovviamente neppure la neve, voglio dire, ma c'è la catena dell'Atlante in Marocco, però voglio dire, sicuramente si può anche provare a fare un po' di sci alpinismo o di qualche altra specialità, insomma, da quelle parti, però non hanno piste organizzate come accade invece sulle Alpi. Però ci sta nel fondo. L'importante è che ci siano i valori rispettati anche ad alto livello, cioè che tutti i migliori possano correre. Avviene così in campo maschile, perché è vero, magari c'è qualcuno che rimane a casa, ma tutto sommato i tedeschi sono questi, non è che ce ne sono dietro altri, che forse un paio, però, come dire, non è come gli austriaci nello sci alpino. Questo è il ragionamento che si può fare. È un po' diversa la situazione del fondo rispetto all'alpino. Ma guarda, pur essendo uno sport molto tecnico, il fondo può essere allenato con tantissimi mezzi, dagli skirol, che è uno sport molto simile, ma anche correndo, andando in bicicletta, in palestra, e chiunque abbia delle capacità, basti pensare ad Antonio Rossi, che pur non avendo mai fatto tecnica classica è arrivato 600° alla marcia longa facendosi 70 km, però logicamente lui è un atleta, un po' con gli sci c'era andato, l'allenamento ce l'aveva sia per le braccia che per quanto riguardava il fiato, e quindi è uno sport, diversamente dallo sci alpino, che ti permette di allenarti in altri modi. Logicamente non puoi presentarti a Kitzbühel a meno che tu non abbia fatto, Marco, sono i miei eroi già i due marocchini, perché partono insieme, gli hanno, cosa mai successa credo nel fondo, gli hanno, io mi ricordo già 2 anni fa c'erano stati dei problemi di iscrizione da parte di qualche atleta di nazioni che ovviamente non sono all'avanguardia nel fondo. Gli hanno fatti uscire insieme dal cancelletto di partenza, cosa che non si era mai vista. Mai, no, io non ricordo una cosa del genere, lo so, Marco.
No, neanche io non avevo mai visto una cosa del genere. Succedeva quando io ero ragazzino, che eravamo talmente in tanti nelle categorie giovanili che partivamo quattro alla volta, però in Coppa del Mondo no, non l'avevo mai visto. Senti, tornando sulla gara, recentemente leggevo un'intervista fatta a Lars Berger che sosteneva che per essere competitivo nel fondo a lui manca, diciamo, una certa dimestichezza con le salite lunghe, cioè nel senso che lui nelle salite lunghe tende a faticare, mentre invece su salite più brevi riesce a fare la differenza. Tu come valuti questo discorso relativo a Berger? Sì, probabilmente è proprio vero. Chi fa biathlon e non corre spesso su distanze lunghe ha questa difficoltà a sostenere probabilmente dei tracciati più duri di quanto non siano quelli nel biathlon e a fare più di 5 km o 2 km e mezzo senza la sosta al poligono. Quindi probabilmente su salite del genere gente come Berger, che su 2 km e mezzo ha faticato, diciamo, potrebbe essere probabilmente il più forte al mondo, in questo tipo di gara qui non parte favorito invece come potrebbero esserlo in altre situazioni. Certo. Io volevo anche ricordare quelli che sono stati i risultati di questa stagione per quanto riguarda le gare di questo tipo, 15 km skating, l'ultima, vado all'indietro, l'ultima è stata quella di Raitin Winkel con la vittoria, la prima in carriera dello slovacco Martin Bajcikak, che ha battuto dando un distacco importante a Giorgio Di Centa secondo. Davanti l'azzurro si è piazzato a Christian Hoffmann, che oggi non ci sarà. Ecco, tu Marco, che conosci chiaramente l'ambiente, pensi che un atleta come Bajcikak, che non era mai entrato nei primi 5 in Coppa del Mondo, possa riconfermarsi, o evidentemente il risultato di Raitin Winkel è da attribuire a un momento, a condizioni particolari che ci sono state durante quella gara? Sì, più che le condizioni, Bajcikak ha, diciamo, sfruttato la possibilità di essere trainato, esatto, per 10 km da Fredriksson, che, esatto, praticamente partiva un quarto d'ora dopo di lui, l'ha preso il primo giro, è riuscito ad attaccarsi, cosa non sicuramente facile, e quindi a chiudere con un larghissimo margine. Stesso discorso è stato quello per Fabio Santos, che essendo stato preso da Bajcikak, che gli partiva 30 secondi dopo, anche lui ha potuto sfruttare il trenino. Però il trenino sì, ti dà una mano, però se non ne hai lì non ci stai attaccato, specialmente su una pista del genere. Io credo che anche oggi questo slovacco possa recitare una gara da protagonista. Adesso dovremo vedere se quelli che sono i mostri sacri di queste discipline, come Vitto, come i tedeschi, come i nostri ragazzi, hanno saputo recuperare. Il tuo commento sul brasiliano Freitas. Lo state usando come cavia per vedere se funziona la camera mobile. Questo rischia di essere passato da parecchi atleti anche dal gruppo rosso probabilmente. Aspetta che ci chiedono una pausa, torniamo subito comunque. Con le immagini in diretta da Oberstdorf per la 15 skating uomini, parte il gruppo 1, quindi partito il gruppo B, adesso la volta del gruppo 1 con Lars Flora, l'americano, dopodiché ci sarà l'australiano Paul Murray. Ma ci eravamo fermati alla vittoria ottenuta da Bajcikak a Raitin Winkel. A 9 miesti invece ha vinto Vincent Vito davanti a Christian Hoffmann per meno di 5 secondi. Terzo Tobias Angerer, pronto, il migliore pronto in quella gara è stato ancora Giorgio Di Centa. Intanto, non sento più niente. Vediamo se riusciamo a risentire di nuovo Marco Selle, che dovrebbe essere ancora collegato con noi. Marco, mi senti? Non sentiamo più Marco, adesso vediamo di recuperare il collegamento. La prima gara invece, quella di Cusamo, ha visto vincere Vito davanti a Teichmann per pochissimo, meno di 2 secondi. Giorgio Di Centa terzo. Di Centa è sicuramente stato il più regolare in questo tipo di gara. Abbiamo già detto della peculiarità del caso Vito e di quello di Hoffmann. Tolti questi due protagonisti, sicuramente a livello di regolarità il nostro Di Centa dà delle garanzie importanti. Marco, mi senti? Sì, adesso ti sento di nuovo. Perfetto. Sì. Allora, direi che con te possiamo magari tornare sul caso che ha funestato un po' questa vigilia dei mondiali, perché
ormai dall'ACTI 2001 i mondiali di fondo sono accompagnati da vicende più o meno legate al doping. Arriviamo a questi mondiali con i 5 giorni di stop di Frude Estil e ci arriviamo soprattutto con il caso Vito, che è stato messo alla gogna da tutti quanti prima di sapere che poi le controanalisi hanno smentito il risultato della prima positività a questo diuretico coprente, almeno sarebbe questa l'utilizzazione fatta di questo farmaco. Ma voglio un tuo commento, Marco. Sì, purtroppo il nostro sport da parecchi anni sta subendo questi problemi, li subirà ancora per parecchio tempo, comunque ne subirà le conseguenze per parecchio tempo. Mi dispiace che ci siano casi di doping, ma mi dispiace ancor più che vi siano casi controversi come quello di Vito o come quello della Smigol di alcuni anni fa, perché non credo che in nessun altro sport vi siano delle analisi sul B-test che non confermino quello sul test precedente, e questo lascia adito a delle intuizioni, a delle ognuno lo pensa come vuole. Cioè i Vito e i poveri francesi dicono: come mi avete fatto perdere una settimana di allenamento, mi avete fatto saltare di testa, i mondiali non andrò più niente perché avete trovato qualcosa che in realtà non c'era. Tutti gli avversari penseranno il contrario: guarda, quello era drogato, e alla fine sul B-test non sono riusciti a confermare quello che... Quindi fa male sia a chi subisce il torto iniziale, sia a tutto il movimento che vede comunque ormai etichettato un Vito come dopato, e difficilmente riuscirà a scagionarsi, perché ogni volta che arriverà davanti non sarà merito suo. Quando arriverà dietro diranno: ecco, vedrai, vedi che senza l'aiuto della chimica non va da nessuna parte. E quindi l'atleta si trova veramente una croce addosso che forse non merita. Marco, ma ce la fa Freitas arrivare fino in fondo? Sì, credo di sì. Io ho qualche dubbio. Facciamo il tifo come lo sta facendo la regia tedesca, che perlomeno, visto che non ci sono tedeschi in gara, si diletta ad inquadrare anche altri, no? Diversamente da quando è successo a Reiting Winkel e un'ora e mezza fa. E stamattina direi che c'è dell'ironia chiaramente nella tua battuta. In effetti, da questo punto di vista, la regia tedesca anche nelle gare di biathlon ci ha abituato a concentrarsi sui suoi atleti e poco su tutto il resto. Senti, molti hanno ventilato l'ipotesi che dietro questo affare Vito ci fosse un disegno magari di federazioni forti, chissà la Germania, proprio per poter eliminare quello che finora era stato il principale avversario, sia per la Coppa del Mondo assoluta, sia per i successi di tappa. È un sospetto che è venuto anche a me, basta guardare la classifica generale di Coppa del Mondo ed è l'unico che può insidiare Teichmann e soci. Tolto di mezzo quello, restano 4 tedeschi nei primi 5. Sicuramente basti guardare gli sponsor che sono alle spalle degli atleti inquadrati e vediamo da dove provengono, e questo sicuramente è uno dei motivi per cui ci sono questi sospetti, o per cui vengono controllati più gli atleti non tedeschi rispetto a loro, anche se so perché ho visto di persona e conosco le persone che li hanno eseguiti questi controlli, i tedeschi sono stati controllati per ben 3 volte nei 10 giorni precedenti i mondiali, perché erano lì al Santer, all'Hotel Santer delle sorelle. Sì, ero a corrente anch'io. Tanto, quindi... ragazzi, mi pare che possiamo dire in qualche modo che la gara parte adesso. Sì, parte con Jan Egil Andersen, che però oggi non doveva essere al via perché nella notte dell'altro ieri è morto suo papà. È stato in dubbio fino all'ultimo momento se gareggiare o meno. Questi per lui sono i primi mondiali, alla fine ha optato per gareggiare. Comunque chiaramente non potrà essere al meglio della condizione mentale. È difficile correre con serenità quando ti succede una cosa del genere. Probabilmente cercherà di farlo anche per suo papà. Chiaramente. Il discorso del doping, appunto, a me dispiace tantissimo quanto è successo in Finlandia e soprattutto quanto è successo a Salt Lake City con Muleg in prima linea. Pur avendo scontato i 2 anni, facciamo fatica a rivederlo nel circuito. Fra un paio di giorni ci dovremo correre assieme alla Gran Fondo della Val Casier, però è difficile riuscire a sorridere di fronte ad un personaggio che bene o male ha gettato molto fango su quello che è il nostro sport, e tutti noi ne risentiamo, insomma. Sotto che bandiera gareggerà Mulek alla Gran Fondo che si disputerà prossimamente? Sotto la Repubblica delle Banane. No, essendo una Gran Fondo, ognuno ha la possibilità di iscriversi con il proprio sci club senza figurare sotto alcuna bandiera. Lui corre per lo sci club di Garmisch-Partenkirchen, credo, cioè il posto dove
dove vive attualmente, quindi lui è stato reintegrato, al diritto e la possibilità di correre, anche se logicamente non lo vedo così in palla come lo era per vari motivi 3-4 anni fa, insomma. Okay. Qualche elemento in più alla gara di oggi, ma soltanto proprio come dato, come annotazione, qui gare di Coppa del Mondo se ne sono fatte chiaramente, però poche, molto poche, col contagocce direi in Germania, anche perché l'interesse è scoppiato negli ultimi 3-4 anni per quanto riguarda lo sci di fondo in Germania, con Teichmann sicuramente e con René Sommerfeld, i due gemelli. Io tra l'altro ricordo in una trasferta per commentare il pugilato in Germania come fossero considerati degli special guest nella trasmissione del sabato sera, non ricordo se fosse ZDF o ARD. Era ZDF e c'era anche Tobias Sanger. Sì, che giocava, perché era stato il momento in cui erano i tre in testa, sì, alla classifica generale di Coppa del Mondo, e li avevano messi a giocare a calcio, insomma a impallinare un portiere, a vedere chi era più bravo a infilare il pallone. E tra l'altro il pallone è stato poi il motivo dell'infortunio di Sommerfeld. Sì. Non in quell'occasione, ma tanto per dirvi quanto sono popolari i fondisti in questo momento in Germania, almeno quanto i biatleti, in qualche maniera, perché è un terreno di conquista nuovo per loro, per cui visto che da loro c'è cultura sportiva è chiaro che la popolarità di questi personaggi tende a crescere. Ma comunque il discorso era semplicemente per ricordare che l'ultimo a vincere in casa è stato proprio René Sommerfeld nel doppio inseguimento della passata stagione dei premondiali davanti a Reto Burgermeister, lo svizzero, e a Lukas Bauer, però era un doppio inseguimento, gara che seguiremo poi nel corso di questa settimana, nel fine settimana. Poi qui ha vinto anche Bjørn Dæhlie, una gara classica 30 km il 18 dicembre del 96 davanti a Erling Jevne e a Sture Siversten, un podio tutto norvegese. Nella 50 Skating invece dell'86, quindi dei premondiali dell'87, vinse Gundesvan davanti a Vladimir Saknov e a Maurilio De Zolt, che poi vinse l'oro invece nella 50, quella vera, quella che valeva per il titolo mondiale, davanti a Thomas Wassberg e a Torni Mogren, in un podio clamoroso, una gara che credo tutti gli appassionati di fondo non possono che ricordarsi, come non possono ricordarsi l'oro di Marco Albarello davanti a Thomas Wassberg e a Mikhail Devyatyarov. Wassberg è passato alla storia per il fatto del minor distacco, certo, subito in un campionato del mondo, se non ricordo male proprio a Lahti, sì, che ha poi cambiato le regole, sì, del cronometraggio, sì, anche se poi da questo punto di vista ci fu un arrivo degli Smirnov che cambiò un po' le carte in tavola, sì, probabilmente Marco si ricorda. E no, ti volevo chiedere una cosa, visto che prima ho visto inquadrato un atleta finlandese, Olli Otonen. Secondo te in questo momento il miglior esponente della Finlandia tecnica libera è Annu Manninen, che di professione fa il combinatista nordico? Ma guarda, io sì, sono appassionato come voi di sport, seguo la combinata nordica, seguo il biathlon, e se come voi sono convinto che i biatleti come Berger e Bjørn Dahlen siano sui livelli dei primissimi fondisti al mondo, forse non è altrettanto nella combinata nordica, comunque è molto da verificare. Annu Manninen ha dimostrato di andare fortissimo nelle gare di un giorno, nelle gare sprint, come Salt Lake City, però nelle gare lunghe lo dovrei verificare, sia per la durezza delle piste, che è diversa rispetto alla combinata nordica, sia per i ritmi che i fondisti hanno rispetto ai combinatisti. Logicamente sai vedere un Manninen che ti passa a triple velocità, lo svizzero, come nella gara staffetta l'altro giorno a Fragelato, fa impressione, però probabilmente appunto non è tutto merito suo, ma è gran merito dello svizzero, che andava veramente pianino, insomma. Sì, è vero, infatti si notava che lo svizzero in quel momento era in grande difficoltà, probabilmente, visto che molti poi ci chiedono quanto valga Annu Manninen in termini generali, bisogna anche dire che è come magari un adulto che gareggia in mezzo ai bambini dal punto di vista della differenza tra lui e gli altri combinatisti, anche perché portare avanti salto e fondo, certo, non è semplice, certo. Sono due discipline agli antipodi proprio come caratteristiche. Sicuramente da ammirare, perché appunto sono caratteristiche attenzione, veramente... Attenzione, abbiamo in partenza Lars Berger, che lancia la sfida chiaramente al mondo del fondo, lui che è biatleta e
lo conoscono in Germania, lo conoscono e come, perché partecipa allo sport che è più popolare insieme all'assalto con gli sci in Germania, pronto in posizione Lars Berger, che è forse quello che ci fa divertire di più perché è l'imprevedibilità fatta a persona, è il body miller degli sport nordici. La sì, ha le caratteristiche per esserlo. Infatti lui probabilmente si è sfruttato in diverso modo, cioè fosse stato indirizzato verso lo sci di fondo solamente, i norvegesi non avrebbero dubbi su chi schierare in staffetta nella tecnica di patinaggio, però è giusto che uno prova, e poi è giovane, lui ha la possibilità di provare in entrambi gli sport, per poter fare solo fondo ha sempre tempo, quindi è giusto che provi, vada da una parte all'altra fino a quando troverà la sua dimensione. Sì, anche se poi la sua celebrità è dovuta proprio ai risultati nel biathlon, in quanto insomma ha fatto vedere di avere qualcosa più degli altri in determinate condizioni, perché erano anni che un atleta non vinceva una sprint con tre errori al poligono, lui ci è riuscito, qualcosa di allucinante, pensando che ha dovuto percorrere praticamente mezzo chilometro più di tutti gli altri, e quindi insomma da questo punto di vista sicuramente un fuoriclasse che però deve maturare per tanti versi, e lui stesso penso che sia conscio dei suoi limiti, questo penso possa essere un pregio per gli anni a venire. Tanto siamo con Olli Otonen ai 4,3 km, il finlandese, tanto per ricordare le gare insomma disputate da Lars Berger nel fondo. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo ne ha disputate due in buona sostanza, la prima ha debuttato lo scorso anno a Beitostølen nella Coppa del Mondo, nella 15 km dove è arrivato settimo. La gara era del 22 novembre in Norvegia, sicuramente sono anelli e terreni che conosce molto bene. La gara è stata vinta da Pietro Pillerkotter davanti a Hofstad e a Teichmann, in cui è stato quarto poi Valbusa, sesto Santus, una gran gara degli italiani che hanno messo anche Checchi nei 10, appunto decimo. E poi c'è stata l'altra gara, l'ultima, quella di Ramsau, la 30 km in Austria, però lì era reduce dall'influenza e onestamente non era particolarmente competitivo. Ed è anche sbagliato strada mentre ha provato ad attaccare in quel contesto, per cui poi Beitostølen era una pista molto semplice, però ad Östersund, forse Marco tu l'anno scorso eri ad Östersund quando lui vinse ai mondiali militari, adesso non ricordo. No, non ero ad Östersund, però ho parlato con Pietro Piller e lui c'era e si ricorda della batosta che ha preso, come se la ricorda Vittò, esatto. E gli altri di Coppa del Mondo che attualmente primeggiano e si sono visti defilare 40-50 secondi da questo fenomeno, che però io sono convinto, se becca la giornata in cui sta in forma, o il periodo Marco, in cui... ti devo chiedere solo un po' di pazienza perché mi chiedono un'altra pausa, certo, continuiamo certo. Il ragionamento dopo un break, a tra poco. Siamo tornati con le immagini in diretta da Oberstdorf, dove passa proprio Jan Egil Andresen, e tra l'altro Emanuele ci fa una domanda appunto sulla pronuncia, io ho sempre chiamato Andresen e non so se si pronuncia in altra maniera. È vero che possono cambiare molto le pronunce, più si va al nord più possono cambiare, ma comunque ai 5 km 8 abbiamo Flora, l'americano, al comando, che insomma si mette in evidenza, ma ricordiamo che la gara di fatto entra nel vivo con i riferimenti che ci potrà dare Lars Berger. Non abbiamo ricordato il numero anche di Ule Einar Bjørndalen, l'altro biatleta che parte con il 91, e insomma ci sono atleti al di fuori del gruppo rosso che possono fare risultato. Io per esempio ho un dubbio da togliermi, voglio vedere quello che combina Martin Kukal in queste gare dopo quello che non ha fatto da due anni a questa parte. Però Reitin Winkel ha dato segnali di appunto, rinascita appunto. Marco stava facendo un discorso molto interessante su Berger, dicevi che secondo te se riesce ad azzeccare la giornata positiva e poi... No, io dico che un biatleta come lui che corre pochissimo con gli sci da fondo, se si trova nel periodo di forma, di massima forma, come poteva essere quello dei mondiali di biathlon dello scorso anno, dove tutto gli diventava facile, diventa un avversario pericolosissimo per chiunque. Nel momento in cui invece scade un po' di forma o becca la giornata così, probabilmente non ha quella costanza che hanno i fondisti classici, cioè voglio dire un Angerer, un Pietro Piller, al momento in cui sono in forma, al momento in cui
stanno un po' meno bene, la loro differenza sono 20-30 secondi massimo nell'arco di una 15 km. Per un Berger forse questa differenza si amplia notevolmente, quindi se trova la giornata giusta e il periodo giusto può benissimo lottare per vincere, altrimenti potrebbe uscire anche dal 15. Dolidovci è sicuramente un potenziale outsider, uno che nelle gare skating ha dimostrato di poter avere degli acuti, però in gare un po' particolari, in gare molto lunghe, sicuramente preferisce una distanza più lunga e più lo skating dell'alternato in linea generale. Sì, lui vinse a Kiruna, se non sbaglio, su 60 km con partenza in linea nel 2001. Sì, e Pietro Pilla se lo ricorda, sì, benissimo, esatto. Perché mi ha rubato la battuta. Gli porto via il podio della classifica assoluta e Pietro ogni volta che lo vede una piccola smorfia fa. Allora, intanto dovremo avere come aggiornamento al chilometro e 8 Lars Berger con lo stesso tempo di Jan Egil Andresen e hanno 2 secondi e 3 su Rousselet, già un discreto riferimento il francese, però siamo soltanto all'inizio, Massimiliano. Ma insomma capiremo con i passaggi dei migliori il livello della prestazione di Lars Berger, che comunque insomma se viene qui si presenta per ottenere un risultato, non certo per fare la comparsa. Ma a proposito di norvegesi, tu sostieni, dicevi prima di entrare in commento, sì, che hanno preso l'Andresen sbagliato. Sì, in questo momento se facciamo una valutazione sui tre biatleti, Bjørndalen, Berger e Andresen, Frode Andresen ovviamente, quello più in forma è Frode Andresen. Però quando si sono fatti i test, Andresen non ha partecipato e di conseguenza insomma ha preso un'altra strada, anche perché gli è nato da poco il bambino, ha preferito evitare il doppio appuntamento e portare avanti sia Fondo che Biathlon. Però oggi è più forma di tre, senza dubbio. Ha anche una cattiva stampa, è per questo che magari rispetto a Bjørndalen e a Berger ha meno credibilità, a prescindere dai risultati è proprio uno considerato poco affidabile. Intanto Markus Hasler, uno che nei grandi appuntamenti, insomma nelle zone alte della classifica ci sta e lo si vede spesso. Ma diciamo che sono d'accordissimo con voi per quanto dicevate di Andresen, anche lui secondo me è un fenomeno, sugli sci fa quello che vuole, ha una tecnica sopraffina e sì, col senno di poi, vedendo come è andata a Cesano, vedendo come sta andando in questo momento, probabilmente era più in forma dei due biatleti, però come hanno dovuto escludere il vecchietto Skeidal, che pur essendo arrivato quarto l'altro giorno non parte oggi, sono delle scelte che devono essere fatte con un certo anticipo, con un certo margine, in modo da dare la possibilità agli atleti di fare dei campi d'altura o comunque di fare una preparazione che li possa portare al massimo un appuntamento mondiale. Ma anche perché poi ne hanno 4 da poter far partire, e far partire 3 biatleti forse avrebbe spostato troppo gli equilibri, Massimiliano. Beh, questo senz'altro. Tra l'altro mi risulta che Andresen in alternato sia anche il migliore dei tre, cioè sia l'unico che perlomeno lo pratichi con discreti risultati, ecco. Quindi insomma, in effetti potrebbe essere più adatto dei tre per poter gareggiare anche nel fondo. Poi insomma è chiaro che questi sono tutti discorsi col senno di poi. Do un aggiornamento al chilometro e 8, abbiamo il primo russo, Alexander Lekov, che ha 3 secondi e 7 di ritardo dalla coppia Berger-Andresen, mentre vediamo arrivare Berger ai 4 km e 3 e è in arrivo insomma per far segnare il suo tempo. Rousselet è passato davanti ad Andresen, in terza posizione c'è quel Otonen di una squadra che praticamente non c'è più, quella finlandese. Beh, Lars Berger avrà difficoltà sulle salite lunghe, ma qui mi pare che abbia dato una decisa accelerata. Non lo so, adesso lo vediamo. In effetti sta facendo fatica, Marco, secondo si vede te, che sta facendo come lo fatica vedi su questa salita? No, guarda, lui non dà mai l'idea di andare, infatti se lo guardi adesso sembra che stia facendo defaticamento post gara, però lui ha una capacità di far scorrere gli sci che è seconda solo forse a quella di Thomas Alcaraz, quindi bisogna sempre guardare il tempo e non lasciarsi ingannare dal suo modo di procedere, e mi sembra che stia andando forte. Il tempo mi sembra che sia molto ma molto interessante, perché sono 14 secondi di vantaggio su Jan Egil Andresen ha guadagnato di più su Andresen, perché è in terza posizione al momento Jan Egil Andresen, ha guadagnato ben 19 secondi sull'altro norvegese. Io non ho parole. Beh, bisogna vedere appunto il confronto poi con i migliori. È chiaro che rispetto a questi atleti, tutto sommato di seconda fascia,
per quanto riguarda la Coppa del Mondo di fondo, Berger può essere davanti. Bisogna vedere poi il confronto con i vari Angerer, i nostri ragazzi. Ho capito, però è il miglior norvegese in pista praticamente. E questo è un discorso che possiamo fare. Hofstad in genere, quando vede passare Berger, rimane abbastanza infastidito in linea generale, questo sì. Sicuramente non vivono una situazione facile, perché comunque, pur essendo uno sport molto simile, c'è della rivalità, come c'è in Italia fra biatleti e fondisti, anche se i biatleti nostri purtroppo non sono così competitivi come lo sono i norvegesi. Quindi, come dicevi tu prima, schierare tre biatleti in una gara a skating sarebbe stata una rivoluzione che forse i fondisti non avrebbero mai accettato, ma già il fatto che ne schierino due è da apprezzare e da ammirare, per far capire quanto aperte siano le porte per chiunque nella nazione più forte del mondo per quanto riguarda lo sci di fondo. Intanto è passato Dolidovsky al chilometro e 8, il bielorusso a 2 secondi e 9 di ritardo dalla accoppiata Berger e Andresen. Vi ricordo che se volete scrivere l'indirizzo di posta elettronica è sempre valido: di Puppo, Domodossola, Padova, Udine, doppia Padova, Otranto, chiocciola eurosport.com. Adesso però ci avviciniamo davvero ai migliori in zona di partenza. Siamo con l'87 Roland Dittard, l'austriaco, dopodiché vedremo tra poco partire Ule Einar Bjørndalen con il numero 91. Il gruppo rosso, ve lo ricordo, parte con il numero 105, quello di Anders Södergren, ma con il 95 ci sarà Zorro, Christian Zorzi, a partire per il primo degli italiani. Abbiamo parlato di trenini che non ci saranno. Berger, essendo partito con il 63, rischia invece di arrivare alla fine del suo primo giro e di poter raccogliere magari un terreno importante per il secondo giro. Questo probabilmente è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, un po' come abbiamo detto in precedenza per Bajcikak quando ha vinto a Reitingwinkel. Sì, sicuramente. I trenini si formano in questo caso qui, soprattutto i trenini validi sono quelli che ti ritrovi quando l'atleta che tira sta facendo il primo giro mentre tu hai già fatto, esatto, i primi 5 chilometri. Se diciamo la sparata nei primi 500 metri che fa quello che parte non la subisci troppo e riesci a tener botta, poi quando tira uno che parte da fresco logicamente ti fa fare un giro con un 20-30 secondi di vantaggio rispetto a quello che non ha questo trenino. Quindi per cui dovremmo tenere in considerazione anche questo aspetto della gara, perché Berger, essendo partito con il pettorale numero 63, in linea di massima potrebbe raccogliere uno di quelli che parte attorno al centro, chissà, magari uno Jens Filberg, un Pietro Piller, un Anders Södergren. Dietro perché fra il primo dei tre giri e l'ultimo ci possono essere anche 25-30 secondi. Ogni atleta cala di 25-30 secondi circa fra il primo e il terzo giro. E diciamo il giro di mezzo, dal quinto al decimo chilometro, ne puoi perdere anche 15-20. Quindi quei 15-20 secondi, anche se non trovi diciamo l'atleta che andrà a vincere, ma trovi il settimo, ottavo poi in classifica al traguardo, è comunque un giro superiore a quello che faresti da solo. E quindi non è importante che si trovi per forza l'Angerer di turno che poi andrà a vincere per farlo, per tirargli il trenino. Gli basta anche il decimo, quindicesimo, visto i distacchi così ricercati nella categoria maschile. Intanto qui abbiamo visto Ule Einar Bjørndalen, il più vincente nella storia degli sport nordici. Allora, facciamo una cosa Marco, noi abbiamo chiacchierato con grandissimo piacere con te, sicuramente lo faremo anche nelle prossime giornate di gara per avere delle delucidazioni, dei riferimenti anche in funzione proprio di materiali e di altre analisi che possono essere fatte per quanto riguarda queste gare. Io invito tutti coloro che ci seguono da casa a scrivere proprio per rivolgere anche a te domande quindi Marco, ci sentiamo prossimamente nelle prossime giornate di gara per entrare ancora di più nei meandri di queste belle gare, speriamo che lo siano davvero. Certo, molto volentieri, vi auguro buona telecronaca e buona gara. Grazie mille. E ovviamente a Marco diciamo buon allenamento, perché chiaramente si stanno preparando anche per le prossime gare. Ecco l'appuntamento, Marco, il prossimo vostro appuntamento? Ma l'appuntamento clou per quanto riguarda questo fine stagione è sicuramente la Vado Lopez. Ci andiamo per fare qualcosa che nessun italiano ha mai fatto, però prima di questo appuntamento probabilmente andremo negli Stati Uniti per fare l'America Birkebeiner, una gara in skating dove dobbiamo raccogliere il maggior numero di punti possibili, e poi vi sapremo dire cosa è successo alla Vado Lopez. Perfetto, allora a presto e in bocca al lupo per gli allenamenti. Grazie anche a voi. Ciao.
Ciao, ringraziamo Marco Selle e adesso gara che entra davvero nel vivo. Andrew Johnson è partito l'americano dopo Volchakov e dopodiché tocca al primo degli azzurri, Christian Zorzi, che è stato molto bravo e continuo in questo avvio di stagione. Ma andiamo a dare qualche aggiornamento con Lars Berger, che ha 17 secondi e 7 di vantaggio su Russelé ai 5 km 8. Ecco, partito lo Zorro, Christian Zorzi. E Dario, Berger sta concludendo il suo primo giro e di conseguenza potrebbe raccogliere uno di questi atleti che sta prendendo in questo momento, tipo anche Christian Zorzi, per dirne uno, e potrebbe avvantaggiarsi sensibilmente da questo fattore, per cui davvero teniamolo presente. Chiaro che non è il favoritissimo Berger, ma la gara per lui da d'ora in poi cambia. Potrebbe beneficiare della presenza di qualche atleta che in pista sta facendo un gran tempo, mentre qui siamo con i primi atleti che arrivano e ci arrivano davvero con grandissima generosità. Borce Jovanovski dalla Macedonia. Sì, atleti che in genere non siamo abituati a vedere in Coppa del Mondo, comunque atleti che insomma si sono sorbiti uno sforzo di 15 km e comunque per loro è una vittoria essere al via, non tanto arrivare. Qui siamo su Leibuk. Intanto Alessandro Tavarese ci chiede un pronostico secco sulla gara, lui dice Vittodi, Centa, Fredriksson nell'ordine. Magari. E poi dice che tipo di tracciato è quello di Oberstdorf e chi verrà avvantaggiato da questo tracciato. Allora, è un tracciato dove ci sono tantissime salite brevi con discese abbastanza tecniche, per cui in linea di massima c'è poco tempo per rifiatare in discesa e si è sempre magari in salita. Intanto qui siamo su Franz Göring, il nuovo talento del fondo tedesco classe 1984. Secondo me questo tipo di tracciato è più adatto a Valbusa, se proprio vogliamo pensare ai nostri atleti, rispetto magari a un Pietro Piller. Però è chiaro che in linea di massima poi i migliori sono in grado di andare al meglio anche su un tracciato del genere. Per quanto concerne i biatleti, in effetti è un tracciato che non sono abituati ad incontrare durante le gare di biathlon, perché in genere i tracciati sono meno faticosi e con un dislivello inferiore. Però intanto qui siamo su Björdalen col pettorale numero 81, però insomma è normale che comunque vari Björdalen e Berger si allenino anche in queste condizioni, cioè non c'è da stupirsi se poi otterranno un buon risultato. Allora andiamo al chilometro 8 dove sta arrivando proprio Björdalen per avere dei riferimenti. Sembra buono, sembra non buono, sembra buonissimo Björdalen davanti a Berger. Attenzione. Ah, credo 5-6 secondi di vantaggio con un passo abbastanza tranquillo. 2 secondi e 3, un po' meno rispetto a quello che pensavo. Però davanti la classifica sembra di seguire una gara di biathlon e non di fondo per il momento. Ma tutti i migliori devono arrivare. Eccoci qua ancora con il norvegese inquadrato che sta facendo sicuramente una bella gara. Allora torniamo sul discorso del pronostico, sul fatto dei favoriti. Abbiamo detto che senza Hoffman e con un Teichmann da verificare, con un Vito da verificare, chiaramente i pronostici sono un po' mescolati. Questo è intanto un campione del mondo che parte, campione del mondo della 50 km, 2 anni fa Val di Fiemme, è stato il suo momento più alto della carriera, da lì praticamente non lo si è più rivisto o quasi, no. Si è fatto notare per quella famosa dichiarazione, ma come, in Repubblica Ceca dovrebbero fare i controlli antidoping, io da 4 anni che non ne ricevo uno. Sì, si parlava chiaramente di quei controlli che vengono fatti nell'autunno quando gli atleti stanno svolgendo la preparazione. Bisogna dire che Kukal, al di là del fatto che dopo la 50 km vinta in Val di Fiemme, a parte un po' di Düsseldorf in una sprint, abbia combinato poco, appunto, c'è da dire che è in crescita nelle ultime gare. È stato 30° a Novemesto in casa, poi è stato 9° a Reiting Winkel. Oggi tutto sommato si presenta con degli obiettivi importanti, per cui lo terrei d'occhio, come terrei d'occhio Lucas Bauer, che ha vinto a Pargelato un mesetto fa, e lì ha dimostrato di averne. Intanto Teemu Kattilakoski è vicino al tempo di Berger ai 5 km 800 metri. Allora andiamo a dare aggiornamenti ai vari passaggi. Al chilometro 8 abbiamo visto Björdalen, ci sono 3 norvegesi davanti, sono Björdalen con 2 secondi e 3 su Berger e Andresen, poi c'è Volchakov il russo a 2 secondi e 7 e poi Kattilakoski, che è un famoso cognome per quanto riguarda l'allenatore dei norvegesi, che era prima l'allenatore dei finlandesi.
Sì, esatto, esattamente. Poi abbiamo Rousselet, ma tutti i migliori devono ancora passare. Prima guardavo anche l'ordine d'arrivo della 50 km della Val di Fiemme per ricollegarmi a Marcus Hasler, che era finito nei 10 in quell'occasione. È uno che sulle grandi distanze va bene. Questa è un po' troppo corta forse per lui per entrare nei 10-15. Sì, non lo escludo. Comunque adesso la gara entra nel vivo, perché dal 105 in poi sono partiti gli atleti, partiranno gli atleti di un certo livello. Questo è il primo decisamente interessante. Del gruppo rosso. Sì. Andersson che portò a casa una medaglia anche in Val di Fiemme, è un atleta che quest'anno è stato vittima di diversi incidenti, tra cui una caduta abbastanza rovinosa inizio gennaio che insomma poteva anche mettere fine alla sua stagione. Praticamente si è girato la spalla in una caduta causata appare da una radice e lì si è pensato che la sua stagione fosse finita. Poi in realtà l'infortunio era meno grave del previsto, Södergren tutto sommato è tornato alle gare ottenendo buoni risultati, però gli manca qualcosa. In estate è sempre fortissimo, sempre migliore degli svedesi, poi in gara fatica ad esprimersi al di là della sfortuna e degli incidenti che ha incontrato ultimamente. Partito Jiří Magal, altro specialista se vogliamo definirle così. Sì, no, Jiří Magal è un atleta molto interessante, anzi direi che se ne facciamo un discorso di continuità di rendimento, lui degli atleti della Repubblica Ceca è il migliore. Praticamente ha dato appunti in tutte le gare che ha disputato tranne la 15 in classico di Otepe. È in grande crescita, è stato 15esimo a Reiting Winkel. Se ne facciamo un discorso di classe, probabilmente non vale Kukal e tanto meno Bauer, che dei tre secondo me è il migliore. Però sta facendo dei grossi passi in avanti e la staffetta della Repubblica Ceca in prospettiva mondiali non è poi così male, perché ha tre frazionisti di buon livello e il quarto, Peter Mikkel, si difende. Quindi li seguiremo con attenzione perché potrebbero rappresentare una sorpresa. Tanto è partito il tedesco con il numero 107 Jens Philbrit, il primo del gruppo rosso. A proposito di quel Mikkel, è in gara ed è ai 5 km e 8 con 28 secondi e mezzo di ritardo. Intanto parte Pietro Piller-Kotler, che è importante, sicuramente un uomo importante che ci giochiamo in questa gara. Però volevo ricollegarmi a quel intermedio dei 5 km e 8 per dire che Timu Katilakoski continua a rosicchiare qualcosa a Lars Berger, quindi sì, vuol dire che forse non sta andando così forte come era lecito pensare. Certamente, Pietro Piller, che è partito in questo momento, non ha mai conquistato una medaglia individuale né a mondiali né a olimpiadi, con le prove squadre ha sempre ottenuto buoni risultati, tre medaglie, però insomma gli manca, anzi due medaglie scusate, però gli manca la soddisfazione della vittoria individuale. Abbiamo il tempo di Zorzi al chilometro e 8, Christian Zorzi transita con 7 secondi e 3 di ritardo da Uleanar Björdalen e direi che ci può stare. Sì, ci può stare, adesso sono curioso di vedere cosa faranno i vari Pietro Piller, Torrude Hofstad, Dicenta e poi Sommerfeld. Con Dicenta, dopo Dicenta partirà René Sommerfeld. Adesso io in linea di massima spero che non ci possa essere il riaggancio, però nell'ipotesi in cui Sommerfeld sia in condizione potrebbe diventare anche un terreno importante. Quello che non si augura Paolo da Viterbo, che dice per me vince Dicenta, che me lo auguro, me lo auguro, la nostra speranza è quella, il cuore dice Dicenta, la ragione magari ci avrebbe eccolo fatto qua, dire Hoffman. Giorgio, eccolo qua, 111, guarda in camera, è pronto alla maturità giusta per fare il colpaccio. Questa sa che potrebbe essere la prima gara di un campionato del mondo importante, che lo può vedere protagonista importante anche nella staffetta a coppie, ma soprattutto nella staffetta normale. Staffetta a coppie non dovrebbero gareggiare Schwimmbacher e Zorzi, però poi non è detta l'ultima parola, la staffetta normale sicuramente sì. Ma per dire che potrebbe fare tutte le gare. Sì, lui potrebbe fare tutte le gare. Che potrebbe fare tutte le gare, questo sarebbe un grandissimo impegno. Tra l'altro lui, mi ricordo all'inizio di stagione, mi disse peccato che c'è questa grande concentrazione tra i campionati italiani che lui ha dominato, la marcia longa che lui ha ovviamente come grande gara importante per lui e i campionati del mondo. Tutto in poco tempo, soprattutto su grandi distanze, sì, bisogna sapersi certo gestire. Ma Giorgio Dicenta è un atleta di una duttilità e polivalenza unica. Lui è salito sul podio in una sprint in classico ad Engelberg, gara che io ricordo con molta frequenza perché è l'ultimo podio in una sprint in classico di un italiano, come è salito sul podio in una 50, non in una 50 ma nella marcia lunga, è salito sul podio in gare più corte. Mi ricordo che ad Aquaba ci fu una doppietta storica sui tracciati podi delle Olimpiadi, Fauner, Dicenta, insomma un atleta a 360 gradi. Speriamo che
possa raccogliere quello che si merita nella giornata odierna. Lui, per quanto ho visto finora, è la nostra carta più importante. Uleaner Björdalen è terzo ai 4,3 km e paga 6 secondi e mezzo da Lars Berger, che non pare andare fortissimo, a meno che Katilakoski non si stia inventando la gara della vita. È vero. Finlandesi da troppo tempo non ottengono risultati per diversi motivi in campo maschile che abbiamo già elencato. Sono tutto sommato così un grosso enigma, forse il migliore è Lalluka più che Katilakoski, e molti sostengono che proprio Manninen sia il miglior fondista. Södergren al 1,8 km, praticamente non è una telecronaca, è una radiocronaca grazie ai nostri amici tedeschi della regia. Södergren 2,4 secondi di ritardo da Björdalen al 1,8 km, il miglior tempo è ancora del più forte biatleta della storia, del più forte sciatore nordico della storia, con ormai oltre 50 vittorie, sono 50 le vittorie ma sono oltre, perché che sicuramente ne arriveranno altre prima della fine della stagione. Sì, lui punta ai 100 podi, insomma, atleta di una classe straordinaria. Qui intanto siamo su Vasily Rochev, che sulla carta in questa tecnica non dovrebbe contare granché. Lui specialista più dell'alternato che della tecnica libera. Rochev da tenere d'occhio per la sprint mondiale, per la sprint a coppie, dove insieme ad Alipol potrebbe fare la differenza. Vincitore della Coppa del Mondo 2 anni fa, Mattias Fredriksson, che si è allenato in funzione di questo appuntamento sicuramente, come anche del doppio inseguimento, anche se non ha doti di finisseur straordinarie, anche se vanno verificate. Comunque questa è per lui la gara probabilmente più importante, sai, del mondiale insieme alla staffetta. Sì, il discorso delle doti da finisseur è magari un fattore degli ultimi anni, perché ai tempi anche Mattias vinse in sprint di Coppa del Mondo. Ma geneticamente, certo, poi, come dire, certe attitudini le avrà. Non erano le sprint di adesso. Per osmosi le avrà, certo, assunte dal fratello. Erano gare un po' diverse. È stato beffato da Bauer a Pragelato. Però secondo me quella fu una volata un po' particolare da un certo punto di vista. Per cui, in linea di massima, lui in quel caso è stato sfortunato. Però adesso siamo sul leader di Coppa, Teichmann. E vincitore della medaglia d'oro in questa distanza, ma non specialità, 2 anni fa in Val di Fiemme. Ricordo, intanto abbiamo degli aggiornamenti interessanti. Kukal perde 8 secondi al primo rilevamento. Quanti ne perde Jens Philbricht, il tedesco? Fin qui il migliore è Döring, ma bisogna aspettare Sommerfeld e Teichmann, ovviamente, ai vari passaggi, in particolare a quello del 1,8 km, dove l'unico del gruppo rosso a stare vicino è attenzione, però abbiamo aggiornamenti. Ostad è al comando davanti a Björdalen per 7 decimi. Pietro Pillar-Cotter è partito molto forte, a 1 secondo e 7 decimi di ritardo da Ostad. Si è inserito tra Björdalen e Berger il nostro azzurro, mentre parte l'ultimo vincitore su questa distanza, Vajčičak con il 119. Adesso sarà la volta di Bubo Valbuena, che sicuramente come pettorale ha sorteggiato un buonissimo numero, perché è il penultimo a partire. Sì, per quanto concerne il discorso della partenza di Pietro Pillar, speriamo che questa gara sia in controtendenza rispetto a Reitenwinkel. Pietro, anche Reitenwinkel, è partito alla grande, poi si è un po' perso negli ultimi 5 km. Per quanto riguarda la partenza di Ofstad, ti faccio notare che nelle prime 5 posizioni, dopo 1 km 800 metri, ci sono 4 norvegesi. Bisogna ricordare di Valbuena, io la ricordo, è stata la prima edizione dei campionati del mondo che ho commentato per Eurosport a Ramsau in una 15, però era una Gundersen, sì, era una gara di inseguimento. Ha chiesto mi fai passare a un certo Bjørn Dæhlie, che era completamente andato, saltato, che era in lizza per ripetere il risultato chiaramente dell'alternato. Non gli ha detto bene, e lì in quel giorno, in un clima totalmente diverso da quello di oggi, con una nevicata furiosa, arrivò terzo dietro a grandi nomi, Müllula e a Alsgaard, se non ricordo male, vado a memoria però. Sì, qualcosa del genere. Intanto comunque al 1,8 km Björdalen resiste in seconda posizione, Berger è quarto con Pietro Pillar in mezzo, anche Zorzi un discreto tempo, passa di 100 adesso a 4 secondi e 7 da Ofstad, per cui che insomma va benissimo così. Sì, Giorgio è in grado di fare la differenza magari man mano che la gara prosegue, non certo magari nei 2 km iniziali. Quindi gara che è partita con tutti i migliori che stanno arrivando al 1,8 km. Adesso li vediamo con le immagini, proprio qui ci fanno vedere Ofstad, ma è un aggiornamento vecchio. Sono 7 decimi di vantaggio su Björdalen, e terzo è Pietro Pillar-Cotter, sta arrivando Teichmann. Sì, qui siamo su un atleta tedesco che deve ancora arrivare al riscontro cronometrico. Direi che potrebbe essere proprio Teichmann, come hai detto tu.
Tanto... anche se ripeto, il più atteso secondo me sì, è Teichmann, il più atteso secondo me alla fine è Sommerfeld insieme ad Anger, poi magari Teichmann vince e mi smentisce, però sarebbe un risultato mostruoso perché Teichmann da una settimana sta lottando con l'influenza e insomma probabilmente se vince oggi lo dobbiamo considerare un atleta di altissimo livello, quasi un marziano. Intanto Claudio D'Anverigo, provincia di Como, ci chiede se è possibile seguire gli aggiornamenti della gara su qualche sito, su quello della FIS, fis-ski.com. Intanto ce l'ha fatta Freitas ad arrivare al traguardo con più di 20 minuti di ritardo da chi è al momento al comando. Poi ci chiede Alvaro da Tenerife un aggiornamento sulla gara del Bia, o vuole sapere come è andata a finire la gara femminile di questa mattina. Sì, ha vinto Sandrine Bali, molto convincente davanti alla cinese Kong, e in terza posizione la Istad, cinesi che ormai vanno sul podio con una costanza preoccupante. La migliore delle italiane, una positiva Saskia Santer, sedicesima, non è partita Michela Ponza in quanto ha letto con influenza. Altri aggiornamenti dove vediamo arrivare Vito al chilometro e 8 con un buon tempo, con un buon tempo nonostante quello che è successo nei giorni scorsi, e lì con i migliori 2 secondi e 4 di ritardo appena dietro a Pietro Piller Kotler. C'è Lukas Power che si è inserito con 4 decimi di ritardo da Ostad, per cui abbiamo praticamente un novero di atleti da Ostad a Dicenta, i primi 10 in meno di 5 secondi. Gara che, come diceva Marco Selle, è totalmente aperta per 10-15 atleti. Sta arrivando un italiano, se non sbaglio, sullo sfondo. No, non è un italiano, è Teichmann, dietro ci dovrebbe essere. Poi Teichmann ha un buon tempo, tutto sommato. Sì, però è dietro. È dietro. Ma lui parte sempre pianissimo. 2 secondi e mezzo, attenzione, se questa è la partenza di Teichmann, è una buona partenza. No, ma io aspetto Fulvio Valbusa per capire qual è la sua condizione al chilometro 800 metri. Fulvio Valbusa che è adattissimo, il più adatto di tutti per questo tipo di tracciato. Secondo me è un'occasione importante per lui. Ha dimostrato che è in grande crescita di condizione. Vediamo se poi riesce a portare a casa questa medaglia importante. Lars Berger ce lo inquadrano giustamente perché è ormai prossimo all'arrivo. Sta facendo gara a sé. Ai 4 km e 3 è passato Södergren che ha 10 secondi e mezzo di ritardo da Lars Berger, e a questo passaggio Björdalen perdeva nei suoi confronti. Andando avanti a vedere quello che succede, Berger su Kattilakoski, soprattutto ai 9 km e 3, per capire. Kattilakoski va a perdere, però è interessante. Dario, ti do questo dato che è importante: Björdalen, Berger e gli altri due norvegesi qui devono dare tutto, anche perché c'è in palio la frazione per la staffetta, che sulla carta vorrebbe dire medaglia. Ostad pare certo di fare l'ultima, almeno secondo le ultime voci. Ecco, Björdalen, Berger e Janne Gila Andersen, e ci aggiungiamo anche Skjeldal che gareggerà domenica nel doppio inseguimento, si giocano magari con la terza frazione, che è importantissima perché ricordiamo che nessun biatleta della storia ha vinto una medaglia d'oro ai mondiali di sci di fondo, ai mondiali di biathlon, biatleta o fondista che dir si voglia, al maschile. Per cui insomma sia Berger che Björdalen possono portare a casa un obiettivo importante, quindi sono uno contro l'altro. Pietro Piller Kotler al comando, avete sentito il suo nome pronunciato dallo speaker, perché al comando è 4 km e 3 su Lars Berger, a 2 secondi e mezzo praticamente di vantaggio, per cui ha guadagnato nei confronti del biatleta, ha guadagnato 3 secondi e mezzo secchi. Pietro Piller Kotler sta facendo una grande gara. Aspettiamo Valbusa al chilometro e 8 dove è passato e ha 5 secondi di ritardo da Tore Rud Ostad, che è il migliore. Beh, direi che tutti gli italiani sono in gara per una posizione importante. Valbusa comunque perde solo 5 secondi che sono recuperabilissimi. Per discesa il distacco è simile, Zorzi leggermente più attardato, però chiaramente la gara si deciderà più avanti, come potete vedere poi dai risultati su tre schermi. Tanto vi confermo ufficialmente, Christian Hoffmann non è partito, era sicuramente uno dei favoriti per salire sul podio, dato non partente per influenza, e adesso vediamo, a questo punto ci proiettiamo ai 4 km e 3, dove Ostad è dietro di 4 secondi e 3 decimi rispetto a Pietro Piller Kotler, e dietro anche a Lars Berger. Vuol dire che il norvegese più veloce in questo momento è Lars Berger. Sì, è Lars Berger, ripeto. E Zorzi sta facendo bene perché è al nono tempo. Berger e Ostad in linea di massima sono abbastanza tese, tra i due, ambedue classe 79. Insomma, Ostad sempre più forte fino a circa 3 anni fa nei confronti di Berger, all'improvviso è esploso Berger. E Ostad, la stella di Ostad è stata completamente offuscata dalla popolarità di questo ragazzo che in Norvegia in questo momento riesce ad attivare attenzioni quante Björdalen, non è cosa da poco. Eccolo qua Berger che sta chiudendo la sua prova. Potrebbe essere una gran gara, ovviamente quella non è lui. Questo non ovviamente. È Berger è dietro, ovviamente. E poco più indietro qui siamo con Sutam, l'americano.
Adesso aspettiamo che cambino per farci vedere Lars Berger. Eccolo lì, terzo, eccolo là di fianco, guardate come era spianato per cercare la massima velocità. Adesso vi daremo il vantaggio con cui è arrivato al traguardo Lars meno di un minuto, Berger. Forse. Non abbiamo ancora il tempo, ma comunque è sicuramente lui il migliore. Adesso ci potrebbero dare anche un conforto, mi auguro, chi si occupa, ecco, di grafica. Berger che sembra contento della sua prestazione, almeno a vista. C'è da dire che partendo così presto rispetto ad altri è sicuramente sfavorito. Gli altri potranno avere il riferimento del suo tempo e per cui regolarsi di conseguenza. Attenzione a Dicenta che è sesto con 8 secondi di ritardo al compagno Pietro Piller-Kotler. Lui è un diesel, esce alla distanza. Gli italiani sono partiti molto bene, sono davvero in grande condizione, mi pare di poter dire, in questo avvio. Lukas Power, che è un altro cliente pericoloso, a 4 secondi e mezzo di ritardo da Pietro Piller-Kotler ai 4 km e 3, che è il nuovo aggiornamento importante da tenere d'occhio. Altre cose da segnalare che Björdalen tiene, perché ha meno di 10 secondi di ritardo. Però Dicenta è davanti a Björdalen, quindi l'ha scavalcato rispetto al passaggio al chilometro 800 metri, mentre Zorzi è leggermente più attardato. Qui intanto siamo su Pietro Piller, direi, esattamente. Ci fanno vedere quello che è il leader provvisorio ai 4 km 3, che sta arrivando anche ai 5 km 8. Andiamo a vedere il raffronto con il passaggio ai 4 km 3 su Berger. Aveva 2 secondi e 6 e guadagna in maniera incredibile Pietro Piller-Kotler. Guadagna praticamente 6 secondi secchi su Lars Berger. Sta facendo una gran gara in questo avvio. Lui che, ricordiamo, nel 97 ha vinto la gara di Holmenkollen, la gara delle gare, e che in altri appuntamenti importanti, proprio a Lahti per esempio, me lo ricordo, nella 50 km è rimasto in gara per poter salire di sua medaglia. Piller ha ripreso Philbrick, che tutto sommato potrebbe anche dargli una mano nel resto della gara, sempre che Pietro non lo stacchi, per cui da questo punto di vista si sta mettendo bene. Per intenderci, Philbrick ha dato una mano di cento a Reitin Winkel, perché lo ha tirato praticamente nell'ultima salita, quindi attenzione che questo momento di gara è decisamente importante. C'è stato quindi il ricongiungimento, siamo sempre ai 4 km 3 per aspettare altri passaggi importanti. Attenzione a Hofstad, seconda ai 5 km 8, più o meno stesso tempo di Berger, ma 8 secondi di distacco da Pietro Piller. Dobbiamo aspettare sicuramente Vito, Tagman e Vajcikak, che erano tra la quinta e la sesta posizione al chilometro 8, per avere un'idea precisa, e anche Valbusa, per avere un'idea precisa di quello che vale Pietro Piller-Kotler. Tagman è sesto ai 4 km e 3, come abbiamo visto dalla grafica. Però attenzione che Tagman è una atleta che corre col negative split, cioè con la seconda parte di gara migliore della prima, per cui se parte così bene poi può diventare pericoloso, influenza permettendo. Vito è invece ottavo con 9 secondi di ritardo, quindi anche lui è in posizione di attesa, mentre abbiamo un po' di problemi con il feed, con il segnale internazionale. Adesso lo ritroviamo, siamo con il norvegese, dovrebbe trattarsi proprio di Hofstad, con il 109 che la regia insiste a voler seguire con questa camera mobile. Dario, attenzione che anche Lukas Bauer direi che è partito alla grande, cosa dici? Sì, assolutamente, a 4 secondi e 4 di ritardo ai 4 km e 3. Gara apertissima, io mi chiedevo come mai Bociakov fosse qui, il risultato mi dice che è qui perché è più in forma dei russi, perché se non sbaglio 4 km 3 è il migliore. Pietro Piller-Kotler 5 km e 8, aveva 8 secondi su Hofstad e anche su Berger. Björdalen perde da Pietro Piller-Kotler abbastanza, e a 16 secondi e mezzo Björdalen dietro a Dicenta. Ecco, Dicenta è stabile come distacco, però sta scalando posizione perché molti di quelli che erano davanti a lui stanno perdendo terreno, tra cui Björdalen. Valbusa, attenzione a Valbusa che partecipa alla festa, 4 km e 3 a meno di 6 secondi di ritardo da Pietro Piller-Kotler. Questi sono sicuramente i due azzurri che sono partiti meglio, aspettando ovviamente anche Giorgio Dicenta. Tanto qui siamo su Hofstad in questo tratto di discesa decisamente tecnico. Hofstad che è partito 30 secondi dietro Pietro Piller, e dietro di lui poi ci sarà Dicenta che è partito un minuto dopo, perché 3-2 ci sarebbe dovuto essere Hoffmann, che però non è partito. Allora, Dicenta nei confronti di Pietro Piller-Kotler aveva 8 secondi e 2 ai 4 km e 3, che sono diventati 12 secondi e 1 ai 5 km e 8, quindi guadagna, ma non in maniera sì, brutale come invece per altri, perché per esempio anche Berger ha perso su questo tratto di più di Dicenta. Però la gara si deciderà negli ultimi 5-6 km, per cui sono distacchi recuperabili a seconda dei trenini che si possono formare o proprio della condizione che un atleta si trova a avere nell'ultimo
l'ultima parte di gara. Intanto qui siamo su Hofstad che sta concludendo il suo primo giro, passerà adesso sotto le tribune. Lukas Bauer è salito in seconda posizione ai 5,8 km con 5 secondi di distacco da Pietro Pillerkotter. E Lukas Bauer talento è uno mostruoso. Regolare è un talento mostruoso, secondo c'è me chi sta facendo una gara pazzesca è l'australiano Sim Ben Ben Sim, che ha 23 secondi di ritardo da Pietro Pillerkotter ed è al momento in decima posizione a 5,8 km. Sì, ecco, per intenderci sui tempi di Anders Södergren, che non è proprio l'ultimo arrivato, anzi. Classifica definitiva ai 4,3 km dove abbiamo Pietro Piller con 2,6 secondi su Berger, 4,3 su Hofstad, 4,4 su Bauer, Valbusa quinto a 6 secondi, poi Teichmann ottavo, Dicenta nono, Björdalen decimo, Vitò undicesimo. Questi i principali protagonisti, ecco, con Zorzi che sta facendo una buona gara. Katilakowski sta terminando la sua gara, direi che nel secondo giro ha perso parecchio da Berger. Berger sicuramente ha guadagnato nei suoi confronti, ma è lui che ha perso in generale. Berger bisogna vedere se può tenere quel tipo di gara. Vediamo tutti i migliori che adesso devono passare ai 5,8 km dove la situazione è stabilizzata. Katilakowski, tanto per intenderci, a questo passaggio dei 5,8 km e è al momento in quinta posizione con 10,7 secondi da Pietro Pillerkotter, per comunque, cui si è inventato la gara della vita. Sì, ha fatto una buona gara in controtendenza con i risultati dei finlandesi in stagione, vuol dire che anche lì qualcosa finalmente si sta muovendo. Ricordiamoci che la Finlandia è una delle guide storiche per quanto concerne il fondo al maschile, e vederla in queste condizioni, così come l'abbiamo praticamente seguita negli ultimi due anni, fa venire un velo di tristezza a tutti gli appassionati. Qui siamo su Teichmann che sta perdendo terreno, attenzione, ha perso parecchio in questi due chilometri. Vitò è davanti a lui, 15,8 secondi, andiamo a vedere il ritardo, è 4,3 km di Teichmann, quello che era. Vediamolo un po', Teichmann perdeva, ha più che raddoppiato il suo ritardo. Intanto Björdalen è secondo dietro Berger. Con 10 secondi e spiccioli agli 11,8, anche lui sta facendo sicuramente una buona gara nonostante l'influenza da cui sembra esserne uscito. Certo che l'influenza paga di più dazio per Teichmann che l'ha avuta proprio, certo, in questi giorni. Io inviterei la regia a passare ai 5,8 km perché sta passando anche Fulvio Valbusa in questo momento. È questione probabilmente di secondi. Björdalen mi sembra che nel secondo giro stia guadagnando qualcosa nei confronti di Berger, poi magari daremo un'occhiata a questa tendenza, però gli italiani finora eccolo molto qua, bene Bubo. Con Valbusa. Bubo Valbusa, eccolo qua, non ci viene mostrato per problemi di feed, ma è quinto bene. Con 8,7 secondi appena dietro a Berger, e la stessa posizione che aveva ai 4,3 km Valbusa, che sta tenendo durissimo, guardate la sofferenza. Valbusa perde soltanto 2,5 secondi praticamente. Quindi definitiva la situazione ai 5,8 km con Pietro Piller ancora davanti. Sì, perché al momento Dementiev non sembra poter inserirsi nella lotta delle prime 5 posizioni, che è l'ultima partita con il 121. Ecco Dario, non si vedono le posizioni di testa né Sommerfeld né Tobias Angerer. Angerer è quindicesimo ai 5,8 km, di Sommerfeld non c'è traccia. Sommerfeld è addirittura 28esimo con 38,1 secondi, quello, ecco, che veniva dato come la speranza più concreta in questa gara per la Germania. La Germania la batosta l'ha presa stamattina nella gara femminile, ma lì più o meno la preventivata. Qui tutto sommato le aspettative erano leggermente diverse. Al momento solo Teichmann è in grado di dire qualcosa per magari una posizione sul podio, ma sta perdendo sensibilmente. Eccoci qua ai 9,3 km invece, dove si aspetta Pietro Pillerkotter, che deve ancora transitare, può far segnare il miglior tempo. Davanti ci sono i due biatleti, Berger e Björdalen. Berger da qui in avanti ha guadagnato su Björdalen, perché sì, era 10,8 secondi, qui invece era un margine inferiore. Lo vediamo là, Pietro Pillerkotter davanti al tedesco, davanti a Fieber, che non vuole tirare. No, è tira Pietro Pillerkotter. Il vantaggio sta crescendo rispetto ai 5,8 km. Il vantaggio su Berger diventa di 17,3 secondi, ha più che raddoppiato il suo vantaggio, anzi proprio raddoppiato, perché sono 8,7 secondi. Tra l'altro anche Hofstad da un gran tempo, attenzione, se Filberg si rende conto che aiutando Pietro Piller può andare a medaglia, per Pietro nasce una situazione decisamente favorevole, perché è Filberg che ha 13 secondi dei norvegesi, da Berger nel caso, quindi ha tutto l'interesse a dare una mano a Pietro, e nell'ultimo tratto potrebbe essere lui a mettersi davanti. Tanto qui siamo su Hofstad che sta arrivando anche lui al riscontro cronometrico,
qui vediamo subito la differenza. Hofstadt aveva 8 secondi e 2 di ritardo da Pietro Piller-Kotter ed aumenta il ritardo anche di Hofstadt, aumenta abbastanza sensibilmente, 6 secondi e mezzo prende anche, un po' meno di 6 secondi e mezzo prende anche Hofstadt, che è tirato al limite proprio anche Hofstadt. Mi sembra decisamente appesantito. Comunque Pietro Piller si mette dietro praticamente i tre norvegesi di punta, Hofstadt, Berger e Bjørdalen nell'ordine, con Filbevik che può rientrare in gara per il podio, però aspettiamo l'arrivo di Bauer che era in grandissima rimonta e poi di Valbuena per capire se potrà essere della partita nonché di discesa. E anche Zorzi è in grande condizione perché perde 36 secondi, però è lì con i migliori. Chiaro che è anche un discorso di avere i trenini favorevoli, e in questo caso chi ha il treno migliore è sicuramente Filbricht. Göring adesso passa in terza posizione, ma siamo più avanti nella gara. Ricordo che è una 15 km, qui siamo ai 13,3 e dietro a Kati Lakoski. Göring davanti più veloce, chiaramente Lars Berger, tra poco deve transitare Bjørdalen con il numero 91. Esattamente, passerà tra circa 35-40 secondi calcolando il tempo di Franz Göring. Qui invece siamo col pettorale numero... è sempre lui, 89, sempre su Göring, Göring. Sempre su Göring, 89, sì, che ha raggiunto un atleta che è partito 2 minuti prima di lui. Comunque Kati Lakoski sta facendo la gara della vita, perché anche i 9,3 km al momento in quinta posizione davanti a gente come Södergren, a gente come sicuramente Sommerfeld, anche se i migliori qui devono ancora transitare, o almeno molti degli atleti del gruppo rosso, perché Pietro Piller-Kotter sicuramente non è stato favorito dal sorteggio del numero di partenza. Perde Bjørdalen, sì, e va dietro anche a Kati Lakoski, è al momento in terza posizione Bjørdalen, che è andato proprio spegnendosi in questo tratto del percorso, forse paga anche lui una condizione che non è sicuramente ottimale. Questo è possibile. Ti segnalo che il migliore dei russi resta Bolchakov, che praticamente non si è mai visto in stagione, tranne un paio di sporadiche apparizioni. Atleta che aveva avuto un infortunio gravissimo 2 anni or sono, cadendo sugli schirol, se non sbaglio, era stato vicino al ritiro. Se i russi lo schierano oggi, veramente deve avere qualcosa in mano di buono. Comunque noi siamo in gara con 3 atleti, perché Dicenta, Pietro Piller e Valbuena sono tra i primi 7 dopo i 6 chilometri di fatto, quindi sta dando alla grande. Dicenta perde 8 secondi da Pietro Piller-Kotter ai 9,3 km, quindi in 3,5 km ha perso, sì, 8 secondi. Però guadagna su Berger e guadagna su Bjørdalen, e quindi è in gara per una medaglia anche lui. Bisogna comunque aspettare sicuramente Bauer e andiamo a vedere 5,8 km chi bisogna aspettare. Bauer di sicuro, Valbuena di sicuro, Vito, Teichmann, ma poi niente, nessun altro. Qui siamo proprio su Valbuena, credo. Vediamo un po' il pettorale. Dovrebbe essere Valbuena con il 120 ai 9,3 km, atteso al passaggio, ma manca ancora un po' prima di arrivarci. Sì, prima di lui di interessanti arriveranno appunto Bauer e poi Vincent Vito. E ci Bauer possiamo... è a 9 secondi e 100, secondo. 9 secondi e 1 da Pietro Piller-Kotter, però anche lui perde. Bauer però è pericoloso per il finale. Bauer perde 4 secondi e un decimo in 3,5 km da Pietro Piller-Kotter, che sta facendo una gara proprio a sé. Sì, sta andando alla grande, speriamo che non ceda nel finale, perché davvero a questo punto diventa il favorito per la gara, in quanto Vito e Teichmann mi sembrano un po' lontani. Adesso osserveremo il passaggio di Teichmann ai 9 km, con magari Valbuena potrebbe diventare l'avversario più temibile a questo punto. Mi pare che Massimiliano, la decisione dei tecnici norvegesi di schierare Bjørdalen e Berger, comunque abbia avuto un senso per i risultati che stanno dando, perché sono lì tra i migliori. Guarda, i tre norvegesi, se sono qui è perché sono più forti degli altri norvegesi, se no mai e poi mai i tecnici del fondo avrebbero portato dei biatleti a gareggiare, su questo non c'è dubbio. Tanto Göring è atteso al traguardo, ma noi aspettiamo il passaggio di Valbuena ai 9,3 km, dove è passato Angerer che ha 30 secondi di ritardo, ma mancano ancora Taekwon, Vito e appunto Valbuena. Sì, nel frattempo noi ci sta arrivando Bjørdalen al traguardo. Nel frattempo ci spostiamo anche agli 11,8 km, dove comunque stanno per passare i migliori. Per il momento in testa agli 11,8 km c'è Berger, davanti a Bjørdalen e Kati Lakoski. Kati Lakoski però ha passato Bjørdalen, che sta arrivando adesso al traguardo. Sì, Bjørdalen che ha raggiunto l'attesa con il pettorale numero 86, se non sbaglio, che è un giapponese. Sprintano insieme, Bjørdalen sicuramente va per chiudere in un... terza posizione sarà per lui. Chiude con un buon risultato, nei 10 credo proprio non ci siano molti dubbi.
Sommerfeld intanto prende già un minuto praticamente in 9 km e 3, evidentemente c'è qualcosa che non che va. Non va, sì. Ho l'impressione che Bjørndalen abbia finito abbastanza forte, adesso, cioè che Berger abbia finito abbastanza forte, soprattutto confrontando il suo tempo con quello di Bjørndalen e di Kati Lakoski. Siccome Berger comunque... Attenzione a Vito che perde 15 secondi e 4 e da Pietro Pillar-Cotterer ai 9 km e 3, ma sta guadagnando posizioni perché Vito era nono con 12 e 4, attenzione perché praticamente perde soltanto meno di 2 secondi da Pietro Pillar-Cotterer, è l'unico Bauer, che contiene. Insieme a Bauer è l'unico che sta contenendo, intanto Valbusa per ottenere probabilmente uno dei primi 5 tempi, dovrebbe essere davanti ad Hofstad. Non è lontano, è terzo, è terzo. Davanti, appena dietro a Bauer, in terza posizione abbiamo anche Fulvio Valbusa, due italiani nei tre a due terzi di gara praticamente con Pietro Pillar-Cotterer davanti. Questa potrebbe essere una giornata clamorosa per il fondo azzurro che è reduce da un campionato del mondo in cui siamo rimasti a bocca asciutta. In questo momento siamo noi a far la gara e questa sarebbe una grande rivincita per Marco Albarello, tutto sommato meritata dopo la disavventura della Val di Fiemme del 2003 dove gli atleti azzurri vennero messi KO da un'influenza. Pietro Pillar-Cotterer agli 11 km 8 ha 17,2 di vantaggio su Berger e ne ha 28 su Bjørndalen, è quarto Philbrecht che chiaramente lo tallona e dietro... Hofstad ha perso nei confronti di Berger, attenzione, Berger è in rimonta su tutti anche su Pietro Pillar. Berger aveva 17,2, andiamo a vedere nel precedente rilevamento Berger, eh sì, Berger ha guadagnato un decimo a Pietro Pillar-Cotterer, questo è un segnale importante, tra i 9 km 3 e gli 11 km 8 Berger ha cambiato passo. Adesso dopo Hofstad interessante ci sarà Giorgio Di Centa che arriverà tra circa 45 secondi agli 11 km 800 metri e sarà sicuramente un riscontro importante e poi Bauer un minuto dopo Di Centa, questi gli atleti che possono lottare per una posizione importante. Allora ringraziamo ancora Claudio per l'email e ringraziamo anche Alessandro Caputi. Sì, che ci dice. A proposito, vedendo la classifica ai primi 2 chilometri c'è da chiedersi se non sia una gara di biathlon, ma si sta sviluppando in una certa maniera. Però Dario, Alessandro ci dice che è la gara di fondo più entusiasmante della ragione, tanto è arrivato Zorzi settimo al momento, ha fatto anche lui una buonissima gara, è la gara più entusiasmante perché finalmente ci sono gli italiani che vanno bene, se gli italiani vanno bene c'è entusiasmo da parte nostra, da parte di chi segue da casa, è logico e oggi è così, ma è una gara anche molto aperta sicuramente e aspettiamo agli 11 km 8 gli altri protagonisti, li ricordiamo chi dobbiamo aspettare da quelli che sono i riscontri dei 9 km 3, sicuramente Bauer che è in seconda posizione di seguire Pietro Pillar-Cotterer, ecco, lo vediamo Bauer proprio arrivare, poi sicuramente Valbusa che è terzo e Hofstad è già passato, quindi dobbiamo aspettare Bajcica che sta che perdendo è in calo. Bauer secondo me sta perdendo perché comunque aveva 9 secondi, no più o meno rimane uguali, saremo sui 40-41, vediamolo. Perde Bauer ed è forse il cliente più pericoloso perché Berger si è partito con l'attacco da qui, forse è troppo tardi. Pietro Pillar-Cotterer guadagna praticamente 8 secondi nei confronti di Lukas Bauer e Bauer è sul tempo di Berger e sembra attenzione che Berger potrebbe anche andare in medaglia e Bauer è appesantito su questo tratto in salita che è il più duro del circuito. Qui siamo su Sommerfeld che però non conta niente in questa gara oggi. Jochen Behle è molto preoccupato perché la Germania potrebbe rimanere fuori dal podio in questa gara. C'è René Sommerfeld disastroso agli 11 km e 8, non è assolutamente in gara, guardate come soffre, è davvero in grandissima sofferenza. E Di Centa è sesto ed è vicino e attenzione che ha 4 secondi da Berger. Grandissima gara per le posizioni di rincalzo. Non sono 4 secondi di distacco di Di Centa agli 11 km 8 da Berger, ma sono 14. Comunque è settimo in questo momento perché si è inserito in classifica. Comunque se n'è andato Pietro Pillar-Cotterer. Si è inserito in classifica un altro atleta, insomma è comunque in gara per un buon risultato, allora, con Giorgio Di Centa. Agli 11 km 8 attenzione a Vito e a Valbusa, che sono gli unici in grado di poter insidiare. Pietro Pillar-Cotterer Pillar-Cotterer 13 e 3.
Vediamo su Berger, sì, dovrebbe aver incrementato ancora, forse ha perso leggermente. No, ha guadagnato, Vediamo un po'. Sì, sì, ha guadagnato 18,4, ha guadagnato poco ma ha guadagnato. È lui il treno più veloce in pista Oberstdorf in questa prima giornata dei campionati del mondo, dove possiamo togliersi una grandissima soddisfazione con il sappadino. E anche la Germania ti fa Pietro Piller, perché se Pietro Piller allunga questi ultimi metri si porta medaglia anche Filbrick. Per cui attenzione, potrebbe provarci. Noi torniamo agli 11,8 km per vedere la situazione con Tuckman e con Vitò, che non arrivano ancora. Situazione sempre con 17 secondi e uno su Bauer, 17 secondi e due su Berger, ma devono arrivare Tuckman e Vitò, soprattutto Vitò. Osta dai 13,3 invece, che sembra adesso aver guadagnato qualcosa su Berger, mentre prima era dietro. Una gara in altalena per Hofstad, più o meno sarà sui tempi di Berger probabilmente. Se la giocano forse per il quarto posto, nella migliore delle ipotesi per il terzo. Lui ha chiaramente i riferimenti, sì. Questa è una cosa importante. Alessandro da Varese dice davvero speriamo in un grande risultato, non diciamo ancora niente. Sì, infatti. Non diciamo ancora niente. Siamo agli 11,8 km per aspettare Vitò. Vitò è in quinta posizione, perde 24 secondi di ritardo, ci sono i due norvegesi davanti a lui. Vitò, vediamo quanto perde rispetto ai 9,3 km, perde 9 secondi praticamente, quindi la gara la sta facendo Pietro Piller-Kotter da solo in solitaria. Sì, e tra un minuto e 15 secondi passerà anche Fulvio Valbusa agli 11,8 km, e lì ne capiremo di più sulle chance di magari... Potrebbe anche essere in seconda posizione Valbusa, intanto qui ci fanno vedere, attenzione che il tedesco attacca per provare ad andare in medaglia e Pietro lo segue, è importante che tenga il treno perché vuol dire medaglia che è in medaglia d'oro, è medaglia d'oro perché... Con questo vantaggio di Filbrick che lo tira, non so come gli altri si possono avvicinare. L'avevo detto che questo poteva essere un aiuto importante. E per lo andare è a trovare una medaglia d'oro in campo maschile bisogna andare un po' indietro con gli anni. Sì. Credo bisogna andare veramente molto indietro per trovare la prima medaglia d'oro italiana o l'ultima. Bisogna tornare da queste parti. Fauner, credo, Fauner. Bisogna tornare ai tempi probabilmente di Fauner al maschile, perché è stata sicuramente di Centa e Stefania Belmondo. A parte Fauner nella 50 di Thunder Bay, poi dobbiamo tornare da queste parti dove le medaglie che arrivavano furono due. È una gara che potrebbe davvero cambiare subito il volto di questi campionati del mondo. Pietro Piller-Kotter era sicuramente una lepre davanti, che è fondamentale. Filbrick da tutto l'interesse per tirare adesso. Guarda quanto sta tirando Filbrick. Adesso siamo in un tratto in discesa dove non si nota, ma praticamente sarà una volata in tutti questi ultimi metri. Tuckman è fuori dai giochi, 31 secondi. Secondi a 4 agli 11,8 km. Situazione Valbusa! Valbusa è secondo! Doppietta parziale per l'Italia! Pietro Piller-Kotter e Fulvio Valbusa sono davanti al mondo! Sono davanti al mondo! 5 secondi di vantaggio su Bauer! È una gara pazzesca! Mai visti due italiani davanti in un campionato del mondo! Pietro Piller-Kotter e Valbusa! È caduto Filbrick! Davanti Pietro da solo adesso! E va a prendere l'oro! E oro! Oro per Pietro Piller-Kotter! Non ce n'è! E andiamo a prendere subito una medaglia d'oro! Grandissimo Pietro, e attenzione a Berger che potrebbe essere anche medaglia. Allora Filbrick non sarebbe comunque dato a medaglia, perché sarebbe stato 30 secondi dietro Pietro Piller. Pietro Piller già esulta e probabilmente potrebbe essere medaglia d'oro. Attenzione Berger... però Bauer guadagna su Pietro Piller-Kotter nel 13,3, sì, guadagna 3 secondi, no, guadagna. Ma non esiste, nell'ultimo chilometro 7 non può aver rimontato perché Filbrick ha tirato fino alla caduta. Vicente in nona posizione ai 13,3, aspettiamo Valbusa. Hofstad, attenzione a Hofstad per andare davanti a Berger, vediamo se ce la fa. Noi ovviamente con il cuore tifiamo per Berger in questa volata, comunque è già dietro Pietro Piller. Vediamo Hofstad come va a chiudere, dovrebbe, non lo so, vediamo come arriva Hofstad, vediamo se sta davanti a Berger, sì, per davanti a Berger, quindi Hofstad è in potenziale quarta posizione, perché secondo me è Bauer il candidato per la terza posizione. Comunque anche Hofstad ha rimontato nella fase finale. Su Pietro Piller potrebbe essere medaglia anche per Hofstad, ma qui vediamo una caduta strana di Filbrick, che non credo si sia giocata la medaglia. No, sarebbe finito probabilmente settima ottava posizione, comunque ha perso quei 5-10 secondi che lo relegheranno magari più indietro. A questo punto aspettiamo Valbusa, attenzione a Bauer, che vi dicevo potrebbe essere anche in tentativo di rimonta in questo finale, anche se 15 secondi in 1,7 km mi sembra un po' difficile mangiarli, ma no, ma a uno come è andato Pietro Piller-Kotter. Non ti preoccupare. No, io non mi preoccupo. Perché Filbrick ha dato veramente una mano importante a Pietro Piller. Hanno comunque perso su tutti gli altri, ma pochissimo, 3-4 secondi. Bauer deve fare la volata della vita, lui non è un grande sprinter, anche se qui non... Questa cosa, direi che si può giocare una posizione sul podio con Valbusa che arriverà dopo di lui.
tutti gli altri sono fuori gara. Allora aspettiamo Valbusa. Vicenta rimane in nona posizione. Comunque abbiamo davvero avuto una risposta straordinaria dagli italiani in questa gara, e in quella che forse è la gara più bella della, sì, della stagione, non soltanto perché gli italiani sono lì davanti. Insomma, è l'unica gara che ci riconcilia col passato, staffetta a parte, e soprattutto è la nostra gara, quella con la partenza di intervalli e con la tecnica amica, la tecnica libera. Per tutta la stagione abbiamo faticato, oggi quando davvero contava fare il risultato le cose sono andate in maniera leggermente diversa, ci giochiamo due posti sul podio, davvero oggi è una giornata di festa per tutto il mondo italiano degli sport invernali. Aspettiamo ai 13 km e 3 Valbusa, Hofstad si è sicuramente avvicinato. E anche Vittor sta facendo una volata nel finale, attenzione. Arriva Bauer, vediamo dove si colloca e con quale tempo, soprattutto è già dietro, chiaramente dietro ha perso anche Berger, e ha perso anche tanto, e Berger è lì in posizione, sicuramente dietro Hofstad, e adesso è dietro anche a Berger. Bauer ha perso a questo punto, o è doppietta o è podio, non lo so, aspettiamo Valbusa perché è l'ultimo che dobbiamo aspettare ai 13 e 3. No, vediamo se abbiamo l'aggiornamento. Non sta arrivando viene... adesso. Eccolo qua Valbusa. E ha raggiunto Bajcik, attenzione. Valbusa è ancora davanti, sì, per sì, la doppietta, è ancora davanti. A 8 secondi di ritardo da Pietro Pillerkotter. E da qui in avanti Bauer ha perso. Due italiani davanti al mondo ancora. Ai 13 km e 3 sono Pietro Pillerkotter, che si va a prendere la rivincita per quelle gare che non sono andate come sperava ai mondiali di Lahti. In particolare è qui che veramente l'Italia fa la differenza, dopo che ha aspettato praticamente tutta la stagione, una stagione di polemiche, ma qui i risultati, quando c'era da darli, sono arrivati. Con Valbusa ci potrebbe anche provare, perché 7 secondi non sono tantissimi, pur mancando meno di 2 km alla fine. C'è da dire anche che ha perso terreno Pietro Piller rispetto agli altri negli ultimi metri, per cui Fulvio potrebbe anche tentare il miracolo, però qui siamo... Valbusa ha guadagnato 5 secondi, infatti, a Pietro Pillerkotter dagli 11,8 km ai 13,3 km. In un chilometro e mezzo ha guadagnato tantissimo, però dovrebbe fare un miracolo Valbusa per salire sul gradino più alto del podio. Che sia battaglia interna, Sommerfeld è saltato, qui invece c'è Valbusa che ormai sta approcciando la linea d'arrivo. Manca ancora un po' chiaramente, ma è doppietta clamorosa dell'Italia. Io onestamente non ci credo, insomma, sì, era una cosa che speravo, ma poi da realizzarsi, certo, è tutta un'altra faccenda. Tra l'altro noi ci aspettavamo Giorgio Discenta, avevamo detto che Valbusa e Piller potevano fare molto bene, e Discenta comunque finirà attorno alla decima posizione, però gli altri due, per ora uno primo e l'altro vedremo, mentre Bajcik potrebbe dare una mano a Discenta. Guardate Bajcik che ha tentato di attaccare, di andare davanti, non c'è niente da fare. Valbusa comunque mi sembra in buona spinta. E allora, a 18 anni da quel giorno memorabile della medaglia d'oro di Marco Albarello, poco più di 18 anni, intanto arriva Vittor a ridosso del podio, ma è dietro, ed è comunque una gara che sicuramente può dargli morale e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti ridati. Ma qui c'è da raccontare una realtà, la realtà dell'Italia che aspetta Valbusa. Ci sarà tutta la squadra ad aspettarlo per capire dove si piazza, se prima, in prima o in seconda posizione. È difficile attaccare Pietro Pillerkotter, che nel finale forse qualcosa ha perso. Valbusa ci prova sicuramente. Sì, ci prova. Prova senz'altro, col grande carattere che l'ha sempre contraddistinto nella sua carriera. Ricordiamo che insomma Valbusa è un veterano di questo circuito, è nato nel 69 e ha compiuto praticamente... Intanto Teichmann al traguardo. Dario, Valbusa ha compiuto 36 anni l'altro ieri, se non sbaglio, 15 di febbraio, per cui insomma è un regalo di compleanno che arriva stesso tardi. Stesso giorno della Neumann. Che coincidenza. A 4 anni di distanza tutti e due del 15 di febbraio. Vediamo però chi sarà sul gradino più alto del podio. Aspettiamo Valbusa nella zona dello stadio, ormai praticamente manca meno di un minuto, perché Teichmann è partito con il 118 e Valbusa sta arrivando, è dietro. Medaglia d'oro per Pietro Pillerkotter, credo. Medaglia d'oro per Pietro Pillerkotter. Medaglia, adesso aspettiamo Valbusa nel finale. Ce la può fare, dai. Vediamo, ultimi metri per Valbusa per andare a prendere l'argento, la posizione più importante in un grande appuntamento. Mancano pochi secondi per tagliare il traguardo. 5, 4, già, già! Doppietta! È doppietta per Pietro Pillerkotter e Valbusa. Giornata storica, anzi di più, per l'Italia del fondo. Due davanti in un campionato del mondo al maschile, non si erano mai visti, qualcosa di straordinario. È festa per l'Italia, è festa per Pietro Pillerkotter, è il coronamento di una carriera che sicuramente dà grandissime soddisfazioni, e forse sono lacrime quelle di Pupo Valbusa. E questo è il terzo successo in carriera per Pietro Piller, per Coppa del Mondo e Campionati del Mondo, ma Valbusa davvero è pazzo di gioia, grandissimo.